A Paternò continua lo scempio ai danni degli alberi. Nel quartiere Ardizzone tre platani sono stati tagliati con una motosega da ignoti e lasciati sul posto. Si tratta del terzo caso dopo l'avvelenamento dei ficus in piazza San Francesco di Paola e via Emanuele Bellia. Nuova sala d'aspetto per la fermata della littorina di Contrada Giaconia in territorio di Belpasso a confine con Paternò questa mattina. Taglio del nastro presente l'amministrazione belpassese. La poesia L'infinito di Giacomo Leopardi compie 200 anni, una ricorrenza celebrata in tutta Italia. L'Istituto Marconi di Paternò ha dedicato all'evento la giornata di scuola con una manifestazione all'aperto e simulazioni d'esame. 11 giovani radiologi sono stati assunti a tempo indeterminato dall'azienda sanitaria provinciale di Catania. Saranno in servizio già da sabato 1 giugno in vari ospedali della provincia etnea. Nuovo appuntamento con l'Università della Terza Età di Adrano. Oggi a Palazzo Bianchi si è parlato di giornalismo e informazione con Mary Sottile, direttore del TG di Ciak Telesud. Edizione della sera per Ciak News che apriamo con la cronaca e con un altro episodio davvero increscioso ai danni degli alberi della città di Paternò. Tre platani infatti nel quartiere Ardizzone sono stati tagliati con una motosega da ignoti e lasciati sul posto. Si tratta del terzo caso dopo i ficus avvelenati in piazza San Francesco di Paola e via Emanuele Bellia. Sentiamo di più e vediamo le immagini nel primo servizio. Un ennesimo scempio che dobbiamo registrare a Paternò e ancora una volta vittime sono gli alberi della nostra città. Siamo proprio a pochi metri da Parco Papa Giovanni XXIII, parco che tutti i paternesi conoscono con il nome di Parco del Sole. Vedete che ci sono tante persone, tanti ragazzi che in questo momento si stanno allenando all'aria aperta. Ebbene, lo scempio che dobbiamo denunciare è questo, con le riprese che vi stiamo proponendo. Sono tre platani che sono stati tagliati da persone senza scrupoli, con tutta probabilità durante la serata di sabato. Sono tre alberi che sono stati tagliati evidentemente con la motosega, con l'ausilio di una motosega, perché sono evidenti i tagli, i tranci netti degli alberi che sono stati buttati giù qui sul marciapiede e lasciati sul marciapiede. A segnalare il fatto sono stati poi domenica mattina i tanti residenti che abitano in queste palazzine prospicenti il Parco Giovanni XXIII, un atto davvero ignobile, così lo ha anche definito l'assessore al verde pubblico Vito Rau e così lo definiamo anche noi. Non c'è una ragione perché si debbano tagliare quegli stessi alberi che poi servono agli uomini perché l'aria possa essere più pulita e perché le città possano essere più belle. Vengono tagliati gli alberi che sono i primi alleati dell'uomo. È davvero un gesto inqualificabile, un gesto ignorante, un gesto stupido, un gesto criminale contro il patrimonio ambientale della nostra città. Sappiamo che non è la prima volta che questo avviene. La prima volta un avvelenamento a due alberi di ficus in piazza San Francesco di Paola, ancora una albero di ficus avvelenato in via Emanuele Bellia, che si spera di salvare, anche se ogni giorno che passa quest'albero sembra sempre peggio ridotto, ecco, fatemi passare questo termine. A rimuovere le carcasse ormai di questi alberi senza vita, vedete le foglie che ormai stanno cominciando ad ingellire, a diventare secche, saranno gli operatori ecologici della DASTI che sono stati incaricati appunto dal comune di Paternò per rimuovere le carcasse di questi alberi. Sono tre vittime della demenza, della stupidità umana. Noi chiediamo ancora una volta a tutti i paternesi, a tutti coloro che si trovano e che sono testimoni di atti come questi, di segnalare anche anonimamente ai carabinieri, ai vigili urbani quanto sta avvenendo in quel momento, perché siamo noi cittadini i primi vigili della nostra città. Se vogliamo che la nostra città sia un posto migliore,
e se vogliamo rendere la vita difficile a persone, che poi chiamarle persone anche difficili, compiono atti del genere, e allora dobbiamo essere tutti più responsabili, dobbiamo sentire questa città davvero più casa nostra. In seguito alla lettera del comitato indirizzata ai capigruppo del Consiglio Comunale di Paternò, in cui si chiedeva un incontro a parlare il comitato Paternò Sicura, riceviamo oggi dal Presidente del Consiglio Comunale l'invito alla conferenza dei capigruppo che si terrà giovedì 30 maggio alle 17 a Palazzo Alessi. Faremo il punto, continua ancora il comitato Paternò Sicura, con i rappresentanti in consiglio sullo stato di attuazione delle proposte programmatiche su sicurezza e legalità che consegniamo alle istituzioni cittadine lo scorso dicembre, e porteremo sul tavolo nuove istanze raccolte dalla città. Nuova sala d'aspetto per la fermata della littorina di Contrada Giaconia in territorio di Belpasso, ma al confine con Paternò. Questa mattina, presente al taglio del nastro, l'amministrazione belpassese. Taglio del nastro questa mattina alla stazione della littorina di Contrada Giaconia per la nuova sala d'aspetto. L'intervento permette di dotare la fermata di un punto di riferimento stabile, garantendo da oggi la fermata fissa del treno di passaggio dalla stazione e non più solo a richiesta, come è avvenuto fino ad oggi. Un passo in avanti dunque per i residenti, circa 5.000 persone, per la maggior parte paternesi, che vivono in questa parte di territorio. E questa mattina all'inaugurazione erano presenti un folto numero di residenti: il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, la vicepresidente del Consiglio Comunale, Angela Virgillito, e ancora gli assessori Salvo Pappalardo e Graziella Manetta, e i consiglieri comunali, Andrea Magrì e Giuseppe Santonocito, tutti del gruppo di Diventerà Bellissima, e il commissario dell'FCE, l'ingegnere Salvatore Fiore. Devo dire che era un intervento necessario, per questo noi ringraziamo intanto la sensibilità dell'associazione CAD nella persona di Angelo Peci e l'FCE che è stata sensibile, diciamo, a questa iniziativa. Quindi una stazione totalmente rinnovata che viene riconsegnata alle frazioni, che spesso, diciamo, i feedback sono quelli che si sentono abbandonati, non si sentono curati, diciamo, né dall'amministrazione né dagli altri enti. Quindi questo è un momento importante per noi, per tutta la comunità del Belpasso, ma soprattutto per le frazioni di Palazzolo e Giaconia. Molto presto saranno anche questo allargamento di questo strozzamento di strade, che è 10 metri circa, sarà realizzato, in quanto crea dei disagi alle macchine, alla visibilità. E quindi al più presto sarà anche questo realizzato. Ma oggi possiamo dire che il primo passo è stato fatto, alla quale è stato realizzato quelle che erano le richieste dei tanti cittadini, qui abitanti dei dintorni di Giaconia e dei villaggi circostanti. Quindi grazie ancora all'ingegnere per la sua sensibilità, che è stato molto attento e attivo, dove si è adoperato il giorno successivo dalla nostra richiesta, da quando appunto abbiamo avuto il primo incontro. È stato sensibile a tutto quello che abbiamo richiesto. Noi siamo molto contenti che in questo momento su questo territorio c'è questo grande interesse per la metropolitana. Significa che quello che stiamo facendo su Catania comincia ad avere i suoi risvolti anche in ambiti di aree un po' più vaste rispetto al semplice centro urbano. Siamo contenti di questa iniziativa e stiamo cercando di promuovere quanto più è possibile l'utilizzo del mezzo pubblico rispetto al privato. Questo è un piccolo passo per poter cominciare a abituare l'utente ad avere un servizio un po' più confortevole. L'obiettivo è quello di potenziare i collegamenti tra Paternò e Catania già da subito a settembre, con il nuovo servizio invernale, in modo tale che la gente cominci ad avere maggiori opportunità rispetto all'auto privata per potersi collegare col centro urbano. Tantissime le persone presenti, come detto, questa mattina, tutte salite sul treno insieme ai rappresentanti istituzionali in direzione Catania. La metro è un servizio fondamentale. Se si pensi che oggi le nostre città, e noi con Catania ne abbiamo la prova, sono oberate dal traffico cittadino, quindi è un servizio che comunque la Circumetnea sta dando alla città. Ora aspettiamo anche presto il collegamento con l'aeroporto di Catania, che sicuramente rappresenterà un valore aggiunto anche per i comuni limitrofi del territorio etneo, quindi nonché abbracciati dalla metropolitana, quindi Mister Bianco, Paternò, Bronte. Insomma, speriamo di avere un servizio sempre più integrato, speriamo di poter dare alla nostra collettività, la ferrovia Circumetnea da questo punto di vista è stata molto sensibile a queste iniziative, un servizio che sia sempre più efficiente per dare possibilità a un bacino di utenza, che sicuramente arriviamo a 1 milione di persone, che possano usufruire di questo grande
di questo grande servizio. Noi come CAD Sociale siamo molto sensibili a queste iniziative che comunque possono anche rappresentare un valore aggiunto anche per l'ambiente, perché oggi noi sappiamo quanto sia importante rispettare l'ambiente, quindi lasciare l'auto in casa, quindi ridurre le emissioni di CO2 e utilizzare i mezzi pubblici, che comunque oltre a rappresentare un mezzo di aggregazione sociale, insomma, comunque rappresentano anche un modo per dire noi rispettiamo l'ambiente, lasciamo a casa l'auto. Dobbiamo dare merito al CAD di Belpasso, Angelo Peci, il presidente, che ha avuto questa idea nel dare questo contributo alla società, ripristinare questa stazione della ferrovia Circumetnea, tra l'altro un'infrastruttura importantissima e antichissima del territorio del Periplo dell'Etna. Io mi auguro che questa possa dare davvero uno spunto non soltanto sociale dal punto di vista della comodità del mezzo della mobilità, ma da uno spunto per incrementare anche le altre attività del territorio, tra cui il turismo, e quindi utilizzare questo mezzo nel modo migliore e poter avere una collaborazione importante con le ferrovie Circumetnee, cioè e integrare anche delle vetture alternative nei periodi diciamo di maggior sviluppo turistico. La metropolitana di Catania è su questa tematica che il deputato regionale Giuseppe Zitelli e l'intero gruppo di Diventerà Bellissima hanno organizzato una conferenza programmatica che si terrà giovedì 30 maggio a Paternò. L'appuntamento è per le ore 18 nella sala del Bar Cristallo in via Stazione. Diverse le questioni da dover affrontare, ovviamente si parlerà del tratto ad oggi mancante, ossia il tratto della metropolitana tra Piano Tavola e Paternò. E su questo argomento della metropolitana, un tema particolarmente vivo, vi segnaliamo anche un incontro che si terrà questa sera tra il sindaco Nino Naso, l'assessore regionale Marco Falcone e il direttore di FCE, l'ingegnere Salvo Fiore, una notizia di cui vi daremo i maggiori dettagli nelle prossime edizioni. Parliamo adesso di cultura, perché la poesia L'infinito di Giacomo Leopardi compie 200 anni, una ricorrenza celebrata in tutta Italia. L'Istituto Marconi di Paternò ha dedicato all'evento la giornata di scuola con una manifestazione all'aperto e una simulazione d'esame. Vediamo. L'infinito, la celebre poesia di Giacomo Leopardi, compie 200 anni. Era il 28 maggio 1819 quando il giovane talento di Recanati compose un'opera poetica tra le più alte della letteratura italiana. E così il ministro della pubblica istruzione Marco Bussetti ha invitato tutte le scuole italiane a celebrare la ricorrenza in tutta la penisola con la recita dell'infinito alle 11:30. Appello raccolto dall'Istituto Comprensivo Marconi di Paternò, che proprio questa mattina nel plesso Falconieri ha organizzato una cerimonia con i piccoli delle quinte classi della scuola primaria ed una rappresentanza della scuola media. Anche per i più grandi della secondaria di primo grado, infatti, la giornata di scuola è stata occasione per approfondire Leopardi e i versi dell'infinito. La poesia è stata traccia della simulazione d'esame e anche le prime e le seconde classi hanno avuto l'opportunità di scoprire il genio che scrisse versi come Il naufragar m'è dolce in questo mare. A recitare questa mattina all'infinito è stato l'attore Marco Amato. Ringrazio la docente, la professoressa Daniela Ciaramella, che mi ha invitato appunto per prendere parte a questa iniziativa che si è svolta presso appunto la scuola Marconi. Ben lieto di fare questa cosa, soprattutto lavorare con i bambini, che è la cosa più importante. E, che dire, sono emozionato come se fossi in realtà parte integrante di questa piccola scolaresca, quindi di questi bambini. È una cosa che mi ha fatto bene. E poi, come dire, la poesia fa bene al cuore, fa bene a tutti, fa bene alla cultura, ed è giusto che i bambini inizino il loro percorso anche dalla poesia. Una mattinata anche all'insegna della tutela ambientale. I bambini sono stati invitati dalla presidente dell'associazione Vivi Simeto, Elisa Coppola, ad abbracciare un albero per trasmettere nei più piccoli il senso dell'amore verso gli alberi e quindi verso la natura. I bambini sono chiaramente hanno questa sensibilità sicuramente di capire già a quest'età che la natura va rispettata, noi lo diciamo sempre, va amata. E in particolare l'abbraccio con l'albero è qualcosa che comunque procura benessere per chi lo fa con piacere sicuramente.
Un'iniziativa di grande valore didattico che la dirigente dell'istituto Maria Santarrusso ha commentato così: ci sono opere il cui valore resta immutato nel tempo e l'infinito di Leopardi è una di queste, una ricorrenza che abbiamo onorato grazie alla collaborazione dei docenti e in particolar modo dell'insegnante Daniela Ciaramella, perché i nostri giovani oggi hanno la necessità di misurarsi con i grandi uomini della storia e della letteratura e cogliere da loro quanto di buono per farne tesoro e replicarlo così nella vita di tutti i giorni. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, la nostra informazione torna subito dopo. Enel Green Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, Enel Green Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post-vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Enel Green Power. Da Enel Green Power, offerta di primavera. Per i primi 20 contratti chiusi entro il 31 marzo 2019, impianto da 3 kW, chiavi in mano, a 3.000 euro più IVA 10%, per un totale, chiavi in mano, tutto incluso, di 3.300 euro. Visto il successo avuto con la promozione dei 3 kW, l'azienda ha deciso di estendere l'offerta, proponendo in alternativa un impianto da 6 kW a 6.000 euro più IVA 10%, per un totale di 6.600 euro per installazioni standard. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Enel Green Power, contrada Tre Fontane, Paternò. Visita il nostro sito internet www.enelgreenpower.it. Rientriamo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. Non sarebbero utilizzabili frammenti di impronte rinvenute sulle buste abbandonate sul luogo del delitto di Dario Chiappone, il 27enne giarrese ucciso a Riposto nell'ottobre di 3 anni fa con 18 coltellato. A dirlo in aula il criminalista ed ex vicequestore della polizia Francesco Matranga, consulente tecnico nominato dagli avvocati Enzo Ioffrida e Vanessa Furneri, difensori di fiducia di Agatino Tuccio. Il 52enne è accusato infatti dell'omicidio insieme a Salvatore Di Mauro, latitante assistito da Cristoforo Alessi. Presenti in aula anche i legali Rosario Fabio Grasso e Angela Chiarenza, quest'ultima in sostituzione di Michele Panzera, per i familiari della vittima costituitisi parte civile. Ed 11 giovani radiologi sono stati assunti a tempo indeterminato dall'azienda sanitaria provinciale di Catania e saranno in servizio già da sabato 1 giugno. Sentiamo di più. Sono stati assunti a tempo indeterminato 11 giovani radiologi dall'azienda sanitaria provinciale di Catania. Hanno firmato il contratto di lavoro individuale questa mattina e saranno in servizio già da sabato 1 giugno in vari ospedali della provincia di Catania. Ed esattamente 2 all'ospedale di Acireale, 1 in quello di Biancavilla, 2 a Bronte, 2 a Caltagirone, 2 radiologi destinati all'ospedale di Militello Val di Catania e 1 a quello di Paternò. Assunto anche un radiologo dal 16 giugno. La firma di un contratto a tempo indeterminato è un momento molto importante nella vita di ciascuno di noi, ha detto il manager dell'ASP di Catania, Maurizio Lanza, rivolgendo il benvenuto dell'azienda ai neoassunti. Con queste nuove assunzioni sale a 105 il numero delle unità immesse in servizio fra dirigenti medici e personale di comparto dal 18 dicembre 2018 ad oggi presso l'azienda sanitaria catanese. Tramite lo scorrimento della graduatoria concorsuale sarà possibile inoltre coprire ulteriori 7 posti di dirigenti medici di radiologia che non sono stati coperti con la precedente procedura di mobilità volontaria. Nella mattinata di oggi sono stati immessi in servizio anche 8 operatori sociosanitari in graduatoria nella procedura di mobilità volontaria fra aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. Nella giornata di ieri sono stati invece assunti 2 tecnici di laboratorio in servizio a decorrere dal 1 giugno presso gli ospedali di Biancavilla e Paternò. E proseguiamo con la cultura. Da Adrano, un nuovo appuntamento con l'Università della Terza Età. Oggi a Palazzo Bianchi si è parlato di giornalismo ed informazione con la giornalista Mary Sottile, direttore del nostro telegiornale. Vediamo.
Nuovo appuntamento oggi pomeriggio con l'Università della Terza Età e del Tempo Libero di Adrano, nella sala Fabrizio De André di Palazzo Bianchi. Si è parlato di giornalismo, dunque tutto quello che riguarda il mondo del giornalismo, si è parlato ovviamente di notizie, di fake news. Relatrice è stata Mary Sottile, direttore di Ciac Telesud, che ha interagito con i soci dell'Università della Terza Età del Tempo Libero di Adrano, molto interessati all'affascinante mondo del giornalismo. Sentiamo l'intervista che abbiamo raccolto con la giornalista Mary Sottile e con Giusy Bua, presidente dell'Università della Terza Età del Tempo Libero di Adrano. Ricordiamo che questo è uno degli ultimi appuntamenti, la chiusura dell'anno accademico si svolgerà il prossimo 14 giugno, quando ci sarà la consegna degli attestati. Con la relatrice dell'incontro, Mary Sottile, si è parlato di giornalismo, di notizie, di informazione e soprattutto di fake news, che sono il male poi del giornalismo. Sì, abbiamo parlato di tutto questo, abbiamo parlato infatti di come si fa informazione, come nasce l'informazione, e soprattutto abbiamo parlato di fake news. Oggi è l'argomento principale di cui si parla spesso, perché è proprio difficile difendersi dalle fake news, quindi chi utilizza internet, il mondo dell'informazione, spesso non sa come fare a difendersi. Ecco, io ho spiegato anche i trucchetti, diciamo così, del mestiere, come riuscire a difendersi dalle fake. Abbiamo visto i soci molto interessati. Sì, interessati, abbiamo parlato di diversi argomenti, non abbiamo parlato solo di informazione, abbiamo parlato anche della politica, ovviamente è argomento sempre importante. Quanto è facile o difficile fare informazione, è un mestiere, noi lo sappiamo, è difficile soprattutto perché non sempre la verità, come diceva loro, ha una sola faccia. A noi il compito di raccontare, ma non sempre si riesce a raccontare per come si deve. A proposito di difficoltà, è più difficile intervistare o essere intervistati? Sicuramente è più difficile essere intervistati per me, più facile stare dall'altra parte. Uno degli ultimi appuntamenti con l'Università della Terza Età del Tempo Libero, oggi si parla di giornalismo. Sì, oggi si parla di giornalismo, abbiamo il piacere di avere con noi Mary Sottile, il direttore della TV Ciac Telesud. Ci parla di giornalismo, delle notizie, delle fake news, di come andare a controllare le notizie che vengono date dai vari siti internet e sulla vita di tutti i giorni. Ecco, dicevamo, uno degli ultimi appuntamenti, si avvicina alla chiusura di quest'anno, ricco di tanti incontri, tanti appuntamenti, di tanti temi trattati. Il 14 giugno è la data della consegna degli attestati. Sì, il 14 giugno chiudiamo. Quest'anno è stato un anno più lungo perché abbiamo incominciato prima, finiamo dopo. È stato un anno interessante e si chiude positivamente, come sempre, con tanti nuovi docenti, nuovi incontri, escursioni, per quello che possiamo organizzare. E con questa notizia si conclude il telegiornale per la sera. Ciac News riprenderà domani con l'edizione delle 13.30. Grazie ancora per averci seguito. A voi buon proseguimento di serata.